Qui il problema è un problema di cui ho lungamente parlato con. Ma state zitti, rompicoglioni, comunque. Ho parlato con il vescovo di Noto, che è vescovo anche a quello che capisco a Scicli, sì, che è un posto di grande importanza, frequentato dal mondo, è una delle città di Sicilia che ha avuto una situazione, a parte le vicende che conosciamo, di maggiore riscontro e di attenzione internazionale. Anche per le sue tradizioni, oltre che per i suoi pittori, per Guccione, per Sarnari, per Polizzi, per Paolino, per Candiano, anche perché ha tradizioni come la festa del Cristo risorto. Ora, il vescovo, come tutti i vescovi siciliani, ha dato il via libera alle feste e alle processioni. E certamente lo ha fatto nell'ordine di questioni che riguardano la fede. In Sicilia poi la fede e il culto popolare hanno un senso diverso che altrove. Però, come accade, non essendoci una gerarchia diretta e un potere del vescovo sui parroci, ha dato libertà ai parroci di valutare le circostanze relative in Sicilia al Covid, al rischio delle processioni rispetto ai contagi. E vi sono alcuni paesi che hanno valutato positivamente l'indicazione del vescovo Staglianò, come Modica, che hanno deciso di fare la festa con la Madonna Vasa Vasa, bacia bacia, mentre a Scicli c'è ancora il no per la processione del Cristo, dell'uomo vivo. Ora io mi chiedo, ma perché? Cioè, cosa capiterà all'aperto a Scicli? Quale ragione ci può essere per cui un sacerdote dica no a una processione, dica no al suo vescovo? Quali regole, quale umiliazione davanti alle questioni sanitarie? Se Dio c'è, se c'è la sua grazia, se Cristo è con noi, sarà Lui a impedire i contagi, se uno ha fede. E se non ha fede, allora vada all'ospedale, viva come un malato, si faccia ricattare dai medici, i coprifuoco, impedire alle persone di andare in bicicletta, impedire alle persone di fare il bagno come ai tempi dei lockdown. Sono misure grottesche, misure politiche. Occorre essere prudenti, occorre curarsi, ma all'aria aperta quale sarà il pericolo? Perché uno deve immaginare che una processione sia quando in chiesa, per volontà dei vescovi, si entra senza Green Pass? Dimostrazione che evidentemente si è ottenuta un'attenzione da parte dello Stato per evitare misure ridicole, perché il Green Pass era comunque ridicolo. E impedire la processione vuol dire essere privi di fede, essere talmente legati alle questioni sanitarie da pensare che l'unico Dio è il Dio vaccino, e per quanto tutti vaccinati non si capisce quale sia il rischio. Quindi c'è qualcosa di malinconico nel pensare che a Scicli ci sia un prete che dice no perché c'è un pericolo di contagio. È qualcosa che fa pensare a una totale mancanza di fede in Dio, a una sfiducia completa, al desiderio di proteggere tutti con regole sanitarie che non hanno alcun significato. Curarsi è giusto, ma non far entrare la politica nella cura. Questo è stato in Italia, questo accade. E che un prete faccia politica, che un prete pensi di aver sfiducia in Dio e impedisca una processione, è una cosa inaccettabile. Io mi auguro che il prete mi ascolti e mi auguro che la volontà di Monsignor Staglianò sia rispettata. Le processioni sono tradizioni, cultura popolare, fiducia in Dio. L'atteggiamento di chi non vuol fare le processioni è un atteggiamento avaro, pauroso. E la paura è legittima, ma non in un sacerdote. Un sacerdote deve avere il coraggio di dire ai suoi fedeli: Dio ci guarda e Dio ci aiuta. Mi auguro che Scicli abbia le sue processioni come Modica. E sarebbe ridicolo che una città vicina avesse una festa e la città contigua come Scicli dovesse avere invece un lutto. Questo è un lutto, è il lutto che voi volete per Scicli. Mi auguro che il sacerdote che deve valutare questa questione si riprenda e ritrovi la luce.